Amici di Canciomercato.com, ben ritrovati da Stefania Cattaneo. Oriana Sabatini passa del tempo col suo Dybala in maniera anche romantica, posta su Instagram Stories in cui lo riprende mentre si rilassa, mentre dorme, e racconta la loro routine quotidiana, fatta come quella di molti di noi, di pranzi, momenti insieme, serie TV, film, tra l'altro ammette di avere nostalgia della sua mamma e di non essere potuta andare a fare gli auguri del compleanno perché lontana nel suo paese di origine. Chi invece non avrebbe comunque voluto vedersi pare che siano proprio Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Vi avevamo dato l'indiscrezione, ora pare che i due confermino dai rispettivi profili Instagram. Giulia De Lellis ha detto ai suoi fan: ragazzi, se sono 3 settimane che non mi vedete insieme a lui, un motivo ci sarà, a buon intenditor poche parole. Andrea Iannone, in un live, quelli che tanto stanno andando di moda tra VIP, calciatori e non solo, ecco, in un live a due con Max Biaggi dice: Giulia De Lellis, boh, starà scrivendo un libro su di me. Scherzi a parte, non so dove sia. Quindi confermando la rottura, confermando anche che probabilmente i due non sono poi rimasti in così ottimi rapporti come vogliono dimostrare. Nel frattempo Melissa Satta cerca di tirare un po' su l'umore a tutti quelli che sono dispiaciuti ovviamente anche dello slittamento degli europei, dicendo che avremo modo di rifarci, torneremo più forti di prima, e mostra la sua routine quotidiana di training come ha sempre fatto. Federica Pellegrini mostra un certo rammarico per le Olimpiadi, raccontando la sua situazione, come la sta vivendo, e riprendendo anche gli allenamenti che fa su Instagram. E tra l'altro in diretta ha fatto, attenzione, un record proprio da Olimpiade, quindi sta andando alla grande, comunque lontana dai suoi affetti. Il suo ex, Filippo Magnini, doveva sposarsi con Giorgia Palmas. Purtroppo il matrimonio previsto a fine marzo è stato spostato, ma hanno avuto modo comunque di avere qualche ricorrenza insieme. Sicuramente festeggiare la soluzione di lui, e poi il compleanno di Giorgia Palmas, che anche se non li dimostra compie 38 anni, ha compiuto l'ex velina, e poi i 2 anni di amore insieme. Non solo, tanti sono amici e festeggiano la loro amicizia da un balcone all'altro, perché se questa usanza delle 18, che vede molti di noi affacciarsi dai propri balconi e apprezzare la buona musica del vicinato, si fa ancora più sentire nel quartiere City Life di Milano, dove vivono calciatori, cantanti, dove vivono Fedez e Chiara Ferragni, e dove vivono anche Candreva e Lautaro Martinez, che rispettivamente con compagni e cagnolino, e poi si punzecchiano dai balconi e postano su Instagram le loro stories. Chi posta le stories di pranzetti appetitosi, giusto anche che si nutrano le wax, perché sono in dolce attesa, e sono Costanza Caracciolo, la compagna di Christian Vieri, che aspetta la loro secondogenita, che cerca di preparare pranzetti light ma non troppo, e Alice Campello, la compagna di Alvaro Morata, che appunto racconta dei momenti di intimità molto teneri con i loro primi 2 gemellini. Andiamo avanti, perché chi avrebbe voluto fare un buon annuncio della propria gravidanza sono Michela Persico e Daniele Rugani all'inizio, e quindi facciamo i nostri migliori auguri, perché Michela ha confessato alla settimanale Chi di essere molto in tensione, perché l'annuncio che purtroppo hanno dovuto fare è quello di essere stata la prima coppia contagiata dal coronavirus nel mondo anche del calcio. Noi vi teniamo aggiornati, perché il gossip e le news che ci arrivano in questo caso insieme al calciomercato non dormono mai. Ciao!